Due centrali di spaccio scoperte nel Vastese, quattro arresti. Commissario Capo Capaldo, quali sono i particolari di questa operazione? L'attività di indagine nasce dall'esplosione di un colpo d'arma da fuoco contro un negozio di animali sito in questo Corso Mazzini a Vasto, e gli uomini della Polizia di Stato di Vasto, per quel grave episodio delittuoso, hanno immediatamente individuato il responsabile, Indi Carlo Piero, e poi sviluppato un'attività investigativa che ha portato a svelare l'esistenza di queste importanti centrali di spaccio. Da un lato abbiamo quella gestita da Spada Cristina tra Vasto e San Salvo, alla quale si rifornivano numerosi assuntori locali. La stessa aveva la capacità di vendere e smerciare numerose dosi di eroina e cocaina a cadenza giornaliera, utilizzava il Di Giacomo Mirco appunto per la cessione ai privati cittadini, agli assuntori, e dall'altra in località Puntapenna abbiamo il De Rosa Chille, che gestiva un'altra centrale di spaccio. Nel corso dell'attività investigativa sono stati sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Pensate che tra eroina e cocaina i proventi potevano superare i 60.000 euro. E a conferma poi della bontà dell'attività d'indagine, questa mattina nel corso dell'esecuzione delle misure cautelari, e in particolare quella di Spada Cristina, grazie all'unità cinofile della Questura di Pescara è stato rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Abbiamo circa un 3 etti tra eroina e cocaina, nonché 50 dosi pronte allo spaccio e 7.000 euro in contanti quali provento dello spaccio. Quindi valore di questo ultimo sequestro? Questo ultimo sequestro si dovrebbe aggirare sui 30.000 euro tra la cocaina e l'eroina. Ecco, avete utilizzato anche tecniche investigative quali le intercettazioni telefoniche e ambientali. Vi hanno aiutato in questa inchiesta? Sono strumenti investigativi spesso necessari, sono molto invasivi e soprattutto si è arrivato a svelare all'esistenza di queste centrali di spaccio grazie a questa incisiva attività di indagine. Il nome dell'operazione poi nasce dal particolare gergo tecnico e linguaggio utilizzato dagli spacciatori, laddove una maglietta bianca rappresentava la cocaina e un pantaloncino nero l'eroina. Tutto ciò è stato possibile accertarlo e poi riscontrarlo sul territorio con continui servizi di osservazione, pedinamenti e poi sequestri grazie agli strumenti investigativi che la Procura della Repubblica di Vasto e la dottoressa Gabriella De Lucia ci hanno messo a disposizione. Quanto tempo è durata questa attività di osservazione di questi due gruppi? Ripeto, l'attività nasce il 7 ottobre 2016, poi c'è stato un importante approfondimento investigativo della Direzione Distrettuale Antimafia dell'Aquila per escludere l'esistenza del metodo mafioso. Pertanto tra attività incardinata alla Procura della Repubblica di Vasto e la Direzione Distrettuale Antimafia dell'Aquila, l'attività di indagine è durata circa un anno e mezzo, quindi è stato un importante sforzo investigativo posto in essere dalla Polizia di Stato di Vasto.